C'è una problematica che la CGIL aveva già portato all'attenzione da tempo quest'estate e che vi porta quest'oggi a protestare qui sotto la sede del municipio. Sì, in verità noi sono anni che denunciamo questa situazione. L'anno scorso il problema sembrava risolto in quanto le mense ripartirono in concomitanza della riapertura delle scuole, quindi pensavamo fosse un problema risolto. Quest'anno abbiamo fatto un passo indietro, per questo è una decisione inaccettabile quella del Comune, anche perché non ci sono state date delle motivazioni valide per il quale non si possa riaprire. I problemi organizzativi si sapevano già da settembre dell'anno scorso, non sono stati risolti, non si è messo in campo nulla per risolverli, per questo le dirigenti scolastiche oggi si lamentano. Il problema è che così si lasciano a casa delle lavoratrici che riprenderanno lo stipendio il 20 novembre, stando da giugno senza stipendio, perché qui è un contratto in cui vanno in sospensione, e creando un forte disagio alle famiglie che dovranno pagare, dove possibile, le babysitter, altrimenti dovranno arrangiarsi in altre maniere. Per questo crediamo che sia inaccettabile non mostrare la volontà politica dell'amministrazione, che non si capisce cosa effettivamente vuole fare di questo servizio. L'anno scorso avevamo fatto un piccolo passo avanti, riaprendo a metà settembre, il 16, quest'anno siamo tornati indietro. È un peccato, perché per noi era un piccolo aiuto, per le famiglie un grande aiuto, ma è andata così. C'è un problema di organizzazione alla base? Penso di sì, visto che stiamo a questo punto, sì, penso di sì. L'assenza dell'amministrazione vi stupisce? Un po' sì, ci stupisce sempre, diciamo, un po' in generale ci stupisce. Purtroppo noi siamo quelli invisibili dentro le scuole, non siamo sostenute da nessuno, non ci vede nessuno, nessuno si preoccupa per noi. Quindi questa è la situazione, anche se per la scuola il servizio che noi diamo è una cosa importantissima. Facciamo mangiare i bambini, ci sono tanti bambini con tanti problemi, e quindi siamo messe proprio bene, diciamo.